Buongiorno e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione del TG6. In apertura la battaglia che prosegue da parte di associazioni e cittadini contro la centrale SNAM di Sulmona, che però è sempre più vicina appunto agli ambientalisti e ai cittadini. Chiedono una nuova valutazione di impatto e incidenza ambientale che includa anche i dati del Parco Nazionale della Maiella. Vediamo il servizio di Giuseppe Dintino. Va avanti la battaglia contro la centrale SNAM di Sulmona. La società per azioni intende costruire una centrale a spinta e compressione e relativo metanodotto in località Casapente, sulla famigerata Faglia del Morrone ai piedi della Maiella, dove vivono diverse specie protette. Benché il progetto vada avanti dritto per la sua strada e benché ogni ricorso sia stato finora respinto, le associazioni ambientaliste e i cittadini di Sulmona non si arrendono e chiedono una nuova valutazione di impatto ambientale che tenga conto anche dei danni al territorio. A chi lo vive. Ci sono tanti orsi che hanno frequentato l'area negli ultimi anni, ci sono due branchi di lupi, ci sono anche tante altre specie protette a livello addirittura comunitario. Ora, nelle conclusioni, peraltro, il parco sottolinea che non è stato neanche coinvolto a suo tempo quando è stata fatta la valutazione di impatto ambientale. 9 anni fa, addirittura nel 2011, e sottolinea che questi dati non sono stati neanche presi in considerazione, quindi azzera sostanzialmente l'attendibilità della procedura di valutazione di impatto ambientale, che peraltro è una procedura fatta ormai 10 anni fa, vecchia, appunto fatta in maniera ormai, lo possiamo dire, superficiale e inattendibile. Secondo uno scenario dell'Unione Europea, inoltre, l'offerta del gas supererebbe la domanda, anche alla luce dei cambiamenti climatici e la conseguente riduzione dei consumi. L'opera così sembrerebbe inutile, pericolosa e impattante e per questo gli abitanti della zona, seguiti da Comune di Sulmona e Regione Abruzzo, si sono sempre schierati contro il metanodotto. I governi che si sono susseguiti però si sono sempre schierati al fianco di SNAM e ogni via istituzionale intrapresa finora non ha minimamente scalfito il progetto. In questi 12 anni, da quando noi abbiamo iniziato la battaglia, c'è stata tutta l'alternanza dei vari governi e dei vari schieramenti e purtroppo l'atteggiamento è stato sempre quello di schierarsi dalla parte dei poteri forti e non di ascoltare la voce dei cittadini e delle istituzioni che insieme ai cittadini si sono opposti e si oppongono alla realizzazione di questo progetto. Diciamo che in maniera anomala è il potere forte economico che detta l'agenda ai poteri, ai rappresentanti, ai nostri politici, ai vari governi. Voltiamo pagina, nuovo sit-in dei lavoratori della ATR di Colonnella sotto la prefettura di Teramo in attesa di conoscere quale sarà il loro futuro occupazionale. Dal tavolo di confronto fra istituzioni, sindacati e proprietà che si è tenuto questa mattina non sono però emerse certezze. Per i 100 dipendenti dell'azienda della Val Vibrata saranno invece pagati gli stipendi arretrati entro il mese in corso. Vediamo il servizio di Tania Bonnici Castelli. Ci provano ancora i lavoratori dell'ATR di Colonnella a chiedere garanzie per il proprio futuro occupazionale. Di loro, circa un centinaio, delle loro vite, delle loro famiglie, si è discusso a lungo in prefettura a Teramo. Un incontro che ha visto riuniti intorno ad un tavolo il prefetto Patrizzi, i sindacati, le istituzioni e la proprietà del sito industriale vibratiano. E loro, i dipendenti, ad attendere sotto la casa del governo, al vento gelido, almeno il via libera al pagamento di 2 stipendi arretrati. Qual è la situazione prospettata oggi in prefettura qui a Teramo? Ma la situazione è difficile perché ci sono 2 stipendi arretrati, c'è un'incertezza per il futuro, c'è una cassa integrazione proposta dall'azienda che rischia di aumentare le difficoltà e di non risolverle, quindi c'è un punto interrogativo grande per i 150 dipendenti. E che cosa chiedono i dipendenti? Ah, intanto i dipendenti chiedono che vengano subito saldate le mensilità, sono in difficoltà, fanno fatica anche a mettere la benzina per andare a lavorare perché 2 stipendi arretrati sono tanti ed è difficile vivere. E poi chiedono che ci siano certezze
per il futuro, che l'azienda inizi a fare quegli investimenti che promette da luglio, ma che oggi, ad oggi ancora non si vedono. La prefettura cosa può fare per loro? Ma dalla prefettura chiediamo che ci sia un impegno corale del territorio, della politica, che si arrivi al Ministero dello Sviluppo Economico. Questa è un'azienda sia dal punto di vista industriale che dal punto di vista economico importante per il territorio. Ci deve essere un impegno delle istituzioni locali, della regione, ma anche del Ministero dello Sviluppo Economico, affinché risorga e torni ad essere l'eccellenza che abbiamo conosciuto in passato. In quanti rischiano? Ma oggi sono 150 dipendenti e purtroppo è un'azienda tarata su quei numeri. Non è pensabile che i lavoratori diminuiscano, perché l'azienda o si salva così o non si salva. Al termine della riunione in prefettura, l'unica assicurazione ottenuta dai lavoratori dell'ATR è stata quella del pagamento degli arretrati entro la fine del mese di febbraio. Ben poca cosa per chi sperava in un futuro lavorativo certo. Ancora la cronaca sindacale, andiamo nella Marsica. Lavoratori della El Foundry ancora delusi dall'incontro in Confindustria in cui l'azienda ha illustrato la nuova organizzazione riguardante i turni di lavoro. Per i sindacati sono condizioni inammissibili. Sentiamo Luca Pulsoni. Ancora delusione ed incertezza per i lavoratori di El Foundry dopo l'incontro nella sede dell'Aquila di Confindustria, alla presenza di tutte le parti sociali coinvolte. L'azienda ha presentato il nuovo piano per l'organizzazione dei turni di lavoro, definito inammissibile dalle organizzazioni sindacali. L'azienda ci ha illustrato fondamentalmente due aspetti: l'aspetto quello che ci ha spiegato al MISE, quello degli investimenti, e poi l'aspetto sull'organizzazione del lavoro, quello diciamo che adesso ci preme anche per il ruolo che ricopriamo, e ci ha presentato un documento impostato su una turnazione diversa di 8 ore che secondo noi è irricevibile, nel senso che non ci sono dati per poter dare giudizi, per poter comunque preparare qualcuna proposta nostra. Siccome qui stiamo parlando di stravolgere o comunque cambiare la vita di un lavoratore che ormai da 20 anni si è organizzato su una turnazione in questo modo, e siccome si sta fondamentalmente mettendo i soldi in tasca ai lavoratori, noi riteniamo che questo documento non è accettabile. Dunque mi pare di capire che c'è ancora delusione e incertezza da parte vostra. Fondamentalmente sì, perché quello che ci è stato chiesto ieri è di cambiare l'orario di lavoro, quindi lavorare di più, ridurre le pause e guadagnare di meno. Adesso come avete intenzione di muovervi? Proseguirà chiaramente il dialogo con l'azienda, vede un punto d'incontro? Sì, adesso starà a noi, se saremo bravi, preparare una controproposta degna del proprio nome, controproposta, da contrapporre a quella che ci ha fatto l'azienda, e poi se saremo bravi lì ci sarà tutta la trattativa. Ripeto, è una fase molto delicata, stanno chiedendo ulteriori sacrifici ai lavoratori. Andiamo all'Aquila, il giorno della verità per l'AMA con il referendum fra i lavoratori per decidere sul nuovo contratto aziendale, ma su questo si dividono. Sentiamo Daniela Rosone. Non c'è pace per l'AMA, l'azienda di trasporto pubblico locale del comune, e oggi con il referendum della sera è il giorno della verità. Dopo l'accordo raggiunto per AMA sulla contrattazione di secondo livello, ci sono però delle frizioni tra i lavoratori, in particolare tra quelli assunti prima del 1999 e quelli assunti dopo. I primi, in pratica, non vogliono perdere alcuni privilegi, così i sindacati, che cercano di trovare un punto d'incontro per il referendum e con una nota interna indirizzata ai lavoratori, firmata da alcune sigle sindacali, invitano i dipendenti AMA appunto al buon senso sostanzialmente, invitando gli assunti pre-99 a non pensare alle proprie posizioni personali, pena il rischio di vanificare quanto raggiunto finora. In questo quadro entrano a gamba tesa però con una nota pure i lavoratori AMA assunti invece dopo il 1999. La città, scrivono in una lunga lettera, si è fatta carico di salvare l'azienda. Noi abbiamo cercato in quest'ultimo mese, attraverso le nostre rappresentanze sindacali, un nuovo accordo aziendale che normasse e regolasse il lavoro. Ipotesi sottoposta al referendum. Noi lavoriamo convintamente perché quell'ipotesi divenga il nostro nuovo contratto aziendale. Non ci stiamo a lasciare ad alcuni dei nostri colleghi un racconto parziale. Noi abbiamo bisogno di quell'accordo. Non abbiamo lottato per poi farci ricattare dall'ingordigia di una parte di nostri
colleghi, abituati a una condizione di privilegio difficile da spiegare al di fuori delle mura di Ama S.p.A. Questo l'affondo durissimo. Per questi lavoratori, infatti, la minaccia di vertenza è inaccettabile e rischia di mettere a rischio la sopravvivenza dell'azienda, come dicono pure i sindacati. Per i sindacati la condizione in atto in questi anni è stata di una divisione legata a trattamenti economici e normativi derivante da vecchi accordi sbagliati e che hanno generato salari ingiustamente diversificati. L'obiettivo del nuovo accordo aziendale, fanno notare le sigle sindacali, è stato proprio quello di ripartire le ridotte risorse, cercando di avere una condizione equa e giusta e uguale per tutti. Cambiamo argomento, andiamo a Penne. Il 17 di febbraio potrebbe riprendere il servizio del centro diurno sociale che ospita 18 ragazzi disabili. La decisione è arrivata dopo la riunione tenutasi a Carpineto della Nora, ente capofila d'ambito distrettuale Vestino, a cui ha partecipato anche la Fondazione Paolo VI, il servizio di Vestina News. Eppur si muove. Lentamente, ma si muove. Nella giornata di ieri, presso la sede ECAD di Carpineto della Nora, ente capofila dell'ambito sociale distrettuale Vestino, si è tenuta una riunione per prendere posizione a seguito della protesta pacifica che ha visto sfilare in piazza a Penne i familiari dei 18 ragazzi disabili gravi che dal 20 dicembre scorso sono a casa in quanto il nuovo gestore, la cooperativa SGS di Lanciano, non ha ancora attivato il servizio. Alla riunione erano presenti tra gli altri un rappresentante della Fondazione Paolo VI ed il Comune di Penne. L'ECAD, alla fine dell'incontro, ha dato un ultimatum alla cooperativa frentana, fino al 14 febbraio, data ultima per mostrare garanzie sull'attivazione del servizio, prima di attivare le procedure previste dal codice degli appalti. In caso contrario, lo stesso ECAD ha fatto esplicita richiesta alla Paolo VI, precedente gestore del centro diurno sociale, di portare avanti il servizio fino a luglio. A questo punto la fondazione non si è tirata indietro, ma ha chiesto garanzie sul fatto che questo servizio possa essere continuativo negli anni. A sbloccare questa situazione, non appena accertato che la cooperativa vincitrice del bando non sia in grado di iniziare la gestione, potrebbe bastare l'aiuto del Comune di Penne, il quale dovrà però accollarsi l'appalto e relativi fondi per il socio sanitario. L'amministrazione comunale di Penne, ha detto l'assessore alle politiche sociali Lorenza Di Vincenzo, si è attivata raccogliendo le istanze dell'associazione Abbattiamo le barriere Onlus e per questo il 17 febbraio prossimo l'attività sarà ripristinata. Comunque nei prossimi giorni la Fondazione Paolo VI incontrerà le famiglie e amministrazione comunale per avere garanzie e mettere soprattutto nero su bianco ed avere finalmente la fumata bianca per il ripristino del servizio. Vorrei ringraziare Donatella Rosini, le parole di Alessia Cacciatore, sorella di Gianluca, utente del centro diurno sociale, per l'impegno profuso nel trovare in questi giorni una valida alternativa affinché questi ragazzi possano tornare a riprendere le attività. Adesso invece ci occupiamo del maltempo che in queste ore è tornato a fare capolino nella nostra regione con un gelido vento di tramontana anche molto forte che ha spazzato un po' tutto il territorio abruzzese e soprattutto la costa dove si sono verificate nuove mareggiate che mettono ancora una volta in crisi il settore turistico balneare. Vediamo il servizio. Dopo il caldo libeccio e le temperature primaverili, ecco la tramontana, vento forte da nord, col possente anticiclone delle ultime due settimane che all'improvviso ha ceduto alla bassa pressione, ampia e profonda, proveniente da Scandinavia e Balcani, che ha portato in Abruzzo intensi flussi di aria gelida, investendo il litorale con forza e mettendo a nudo criticità che si ripetono puntualmente. I venti nord-orientali di Burrasca, lungo la costa di Trabocchi, hanno riproposto problemi ormai noti, stabilimenti balneari in balia delle onde, strade sui lungomari minacciate senza riparo, intere zone a rischio idrogeologico da anni che continuano ad essere inghiottite dai marosi, Lago Dragoni a Torino di Sangro e Casalbordino lungo la costa a sud, i luoghi più devastati che conteranno ancora una volta i danni. La tramontana insiste e non ha intenzione di dare tregua mettendo a dura prova il litorale, che da anni necessita di protezione seria al di là di interventi spot e conseguente sperpero di denaro pubblico. Le mareggiate presenteranno il conto, ma questa è storia vecchia. Incontro a Pescara organizzato da Coldiretti Abruzzo con l'intenzione di confrontarsi tra tecnici e rappresentanti degli agricoltori oltre che della politica su come rilanciare il settore agricolo abruzzese. Sentiamo.
Competitività, innovazione e internazionalizzazione. Sono questi gli obiettivi di Coldiretti per il settore agricolo abruzzese. Pensare che l'agricoltura possa da sola a livello regionale svilupparsi senza tenere presente un quadro europeo, la cosa è veramente difficile. Considerate che quello che è l'etichettatura dei prodotti, che siamo riusciti come Coldiretti quasi a estenderla a tutto, è chiaro che è l'elemento fondamentale. Noi dobbiamo rendere il consumatore consapevole di ciò che sta comprando, di ciò che sta mangiando. Il settore agricolo abruzzese ha bisogno di innovarsi, così da abbattere i costi senza farsi annientare dalla concorrenza estera, ma non a discapito ovviamente della qualità. Oggi il tema è competitività, innovazione e internazionalizzazione, sono tre cose fortemente legate. Le aziende possono essere competitive se iniziano a lavorare pensando a progetti di innovazione. Innovazione significa quindi aumento della redditività in campo, diminuzione dei costi. Innovazione significa andare in un mercato, far conoscere il proprio prodotto, far conoscere il valore del Made in Italy e soprattutto far sì che persone che comunque non verrebbero mai nel nostro territorio conoscano la propria azienda e il territorio dove viene prodotto. Il Made in Abruzzo è sempre meno valorizzato, ma sono tante le eccellenze della nostra regione. Le imprese agricole però, un po' a causa dell'andamento del mercato e di politiche sbagliate e un po' per i danni provocati dai numerosi eventi di maltempo degli ultimi anni, fanno fatica a rimanere a galla. Dentro questo ragionamento il Made in Abruzzo rientra in una logica del Made in Italy e qui c'è un problema di fondo dove tutto il sistema comunitario non vede il Made in Italy e quindi il Made in Abruzzo come un elemento importante, anzi c'è una guerra spietata. Noi come regione crediamo invece che il Made in Abruzzo sia un punto di forza non solo per le nostre aziende ma per tutta la nostra comunità, perché il Made in Abruzzo, che vuol dire prodotti che sono frutto della terra dei parchi, della terra quindi che ha un elemento di assoluto valore ambientale, è un'opportunità che noi dobbiamo in tutti i modi promuovere perché fa crescere le nostre aziende, ma fa crescere anche il turismo e tutto ciò che può essere collegato. Torniamo ad occuparci dell'emergenza coronavirus, andiamo a Lanciano dove cresce la psicosi per questa pandemia con la caccia alle famigerate ormai mascherine, farmacie letteralmente prese d'assalto che hanno esaurito le scorte in pochi giorni e c'è difficoltà anche a fare approvvigionamento. Intanto nell'ambito delle misure di controllo definite per i 56 italiani rimpatriati dalla zona di Wuhan in Cina, tra cui c'è l'abruzzese Lorenzo Di Berardino, che si trovano attualmente in isolamento nella città militare della Cecchignola a Roma, le analisi condotte sui tamponi hanno evidenziato proprio questa mattina un sospetto di contagio da coronavirus. Conseguentemente sono stati decisi altri accertamenti che saranno eseguiti allo Spallanzani. Vediamo. Mascherine a ruba col coronavirus che ha avuto terreno fertile nello scatenare la classica psicosi. Da nord a sud della penisola le farmacie sono state letteralmente prese d'assalto, esaurendo le scorte in pochi giorni. C'è chi si informa, chi manifesta timori, acquista le mascherine nel tentativo di proteggersi da un ipotetico contagio. Nei magazzini anche a Lanciano le scorte sono terminate in pochi giorni, gli ordini fanno fatica ad essere soddisfatti. Dunque mascherine introvabili o quasi, con un prezzo che va dai 50 centesimi per quelle antipolvere fino ai 13 euro per quelle con gli appositi filtri più specifiche che evitano la contaminazione. Le vendite sono aumentate a dismisura, centinaia per ogni farmacia, protezioni che rappresentano comunque un flebile aiuto più psicologico che reale. Spesso sono, ironia della sorte, di produzione cinese. Si è creato questo clima di paura, giustamente ci si vuole proteggere. Quali sono le domande che vi fanno più spesso? Beh, come sono allarmati, le persone sono allarmate, soprattutto dicono che problema c'è, qual è, perché può arrivare. Allarmismi che sentono nei social, nelle TV. E voi li rassicurate? Ma certamente, certamente. Diciamo che le mascherine servono a ben poco, più per proteggere a infettare, ma non per proteggere se stessi, innanzitutto. Quindi norme di buona lavarsi le mani, evitare chiaramente i contatti, quello che succede con tutte le forme virali. Quante ne avete vendute? Una diverse, stima? Ma almeno 4 scatole. Da?
da 50. Quindi un 200 mascherine. Ma non si trovano, ieri è arrivato l'ultima scatola, altrimenti ne avrei venduto molto di più. Andiamo avanti con il nostro telegiornale, aprendo la pagina dello sport. In primo piano il calcio di Serie B, dunque parliamo del Pescara. Mentre la squadra prosegue la preparazione, l'ultimo arrivato nel mercato di gennaio, Luca Clemenza, si presenta e spera di scendere in campo già domenica a Chiavari nella sfida contro la Virtus Entella. Sentiamo l'intervista di Paolo Renzetti. Uno dei volti nuovi del mercato di gennaio del Pescara, Luca Clemenza, da qualche giorno in terra d'Abruzzo. Le prime impressioni ovviamente? Ma le prime impressioni sono assolutamente positive, perché c'è un gruppo fantastico, una città che me ne hanno parlato che è fantastica, e le prime non possono che essere positive. Ti attende una seconda parte di stagione che potrebbe essere importante anche per un eventuale ritorno alla Juventus. Prossimamente giocherai e cercherai di far bene anche per questo. Assolutamente sì, ma in primis sono arrivato qui per far bene per questa squadra, perché è una squadra fortissima che ha sempre puntato a livelli alti, a posizioni alte, quindi la prima cosa è fare bene per questa squadra. Si è ricreato grande entusiasmo con l'arrivo sulla panchina biancazzurra di Nicola Legrottaglie, 2 vittorie su 2, il detto dice non c'è 2 senza 3, si guarda a Chiavari con fiducia. Assolutamente sì, anche perché come ho detto prima ho avuto modo di conoscere la squadra questi primi giorni ed è una squadra veramente forte, il mister è un grande mister, quindi noi puntiamo sempre a fare bene ogni partita che viene. 3-5-2, questo è il modulo scelto dalle Grottaglie almeno in queste prime partite. Luca Clemenza dove potrebbe trovar posto in questo modulo? Questo modulo il mister mi sta impiegando come mezzala sinistra ed è un ruolo che mi piace molto, anche perché in mezzo al campo si possono ricevere tanti palloni ma si può determinare anche in zona gol. Parliamo allora di questa gara di domenica a Chiavari, incontrerete una squadra che sulla carta ha giocatori grandi nomi, una Virtus Entella che punta ai playoff. Sì, assolutamente sì, ma come ho potuto conoscere la Serie B in generale, tutte le squadre da affrontare sono difficili e ogni partita a sé, quindi noi andiamo lì per fare il meglio possibile e portare a casa ovviamente i 3 punti. Ti conosci qualche giocatore in particolare nell'Entella? No, ho sentito che è arrivato ultimamente Dezzi ed è un giocatore che è abruzzese tra l'altro. Che conosco, ho avuto modo di conoscere al Parma in Serie B ed è un giocatore molto forte. Tornando alla tua avventura qui a Pescara, sei arrivato in una piazza calda, una piazza molto esigente, si è visto anche nel match con il Cosenza. Assolutamente sì, ma questo è il bello del calcio, perché se non ci fossero i tifosi non sarebbe la stessa cosa. So che è una piazza calda, ma appunto noi scendiamo in campo per far bene e porteremo anche i tifosi dalla nostra parte. Luca Clemenza, prenota una maglia per domenica in casa dell'Entella. Va benissimo, speriamo. Adesso invece parliamo di Serie C, dunque del Teramo, trasferta a Viterbo domenica per il Diavolo, che nel nuovo anno ha subito solamente una rete, quella realizzata da Mattino della Cavese. Nelle altre circostanze il portiere biancorosso Tomei è rimasto imbattuto col Diavolo, che è riuscito sempre a portare a casa l'intera posta in palio. Sentiamo Jacopo Forcella. Un altro weekend potenzialmente propizio. Il Teramo deve fare il suo con la Viterbese, non sarà semplice, ma se dovesse riuscire a centrare il bottino pieno, la giornata numero 25 vedrà almeno 2 scontri diretti, da cui usciranno dei risultati, in qualunque caso, positivi per il Diavolo. A Monopoli infatti c'è lo scontro tutto pugliese tra i padroni di casa, vera rivelazione del campionato e che avranno presto anche un contributo sostanzioso per la valorizzazione dei giovani, e il Bari di Vincenzo Vivarini. I galletti biancorossi sono in rimonta su una Regina che, seppur ancora saldamente capolista, sta accusando qualche difficoltà a far sue delle gare che nel girone d'andata chiudeva agevolmente. E a proposito di Regina, al Libero Liberati di Terni lunedì sera andrà in scena un posticipo di lusso tra la Ternana e gli Amaranto di Mimmo Toscano. Anche in questo caso una delle due perderà dei punti che potrebbero essere utili al Diavolo per cercare di ricucire lo strappo dal treno delle prime. Se poi a tutto questo si aggiunge che il Potenza deve andare a Lentini contro una Sicula Leonzio in fase di ripresa,
così come Rieti, che sabato nell'anticipo ospiterà il Catanzaro, ecco che i tre punti in palio al Rocchi domenica pomeriggio per il Teramo diventano ancor più fondamentali. Nelle sedute di martedì e in quella di ieri, allenamento a parte per Soprano, che ha un affaticamento muscolare, ma il problema non sembra essere tale da poter privare Tedino di una delle pedine fondamentali della rinascita dei biancorossi dal punto di vista difensivo. Perché con l'inizio del nuovo anno solamente il colpo di testa di Matino a Castellammare di Stabia ha trafitto Tomei, per il resto estremo difensore del Diavolo ha messo insieme ben 4 clean sheet. Con Sicula Leonzio, Avellino, Catanzaro e Rende il Teramo non ha subito reti, centrando sempre la vittoria, che è stata di misura in 3 di queste 4 circostanze. Più largo invece il successo coi calabresi. Ma le partite precedenti dimostrano che l'impermeabilità dietro consente di cavarsela anche con una sola rete messa a segno, cosa accaduta proprio a Viterbo, peraltro, nella gara di Coppa Italia a novembre. In casa gialloblu qualche problema di formazione calabro ce l'ha. Saranno out Volpe, De Falco, Palermo e Corinti. In più in dubbio Besè e Bezzicchi, che stanno provando a recuperare nel minor tempo possibile. Tutto questo mentre scoppia la grana Pacilli. L'ex Aquila è una specie di separato in casa, si allena sempre a parte con esercizi atletici, ma non partecipa alle sedute video e alle riunioni di squadra consuete prima dell'allenamento. Davanti l'attenzione è alla coppia formata da Tuncarà e Bunino, arrivato nella finestra invernale di calciomercato dal Pescara. Il Diavolo deve tenere ancora sigillata la propria porta e sperare anche negli altri risultati per una rimonta in classifica che possa consegnare il miglior piazzamento possibile a fine stagione. E questo era il nostro ultimo servizio, il TG6 termina qui, grazie per essere stati con noi, vi ricordo che se volete trovate on demand su internet i nostri servizi sia sul canale YouTube di TV6 che sul sito www.tv6.it. Grazie ancora e buona giornata.